Allora, io parliamo di 8 marzo. Come sapevo, ha suscitato molte critiche da parte del pubblico. Ah, ma lei ha 16 anni, lei cos'è? Una ragazzina, cosa ne deve sapere delle cose che succedono? Io invece, scegliendo questa canzone, ho deciso di prendermi una responsabilità e far capire a tutti che io, che sono una ragazza di 16 anni, capisco quello che succede intorno a me e ho voglia di raccontare la verità. E forse molti non hanno capito il vero significato della mia canzone, perché non è una canzone che parla di violenza, è una canzone che parla della forza femminile, della forza delle donne che ogni giorno affrontano la vita. Perché diciamoci la verità, tutti diciamo, ah, ma siamo nel 2020, quindi la parità dei sessi esiste. Non è così, non è così, lo vediamo ogni giorno. Quindi voglio fare un ulteriore appello a dire che il cambiamento no, non è una cosa che ci deve spaventare, è una cosa che possiamo fare tutti. A parte di essere emozionatissimo, io non mi aspettavo assolutamente di passare. Io penso che si sia visto anche dalla reazione che ho avuto. Sono sorpresa, sono molto contenta per quello che sono riuscita ad ottenere, ma sono molto dispiaciuta per gli Eugenio Bedigioia, perché sono davvero ragazzi che si meritano tanto, sono talentosissimi, così come Fadi, così come Gabriella Lula, così come tu. L'arte, hai usato una parola meravigliosa. Allora, l'arte penso che sia una cosa che ha sempre fatto parte di me. Io ho sempre cantato, sempre recitato. A 5 anni ho iniziato a prendere lezioni di canto, però come ho detto prima, come riportano i miei genitori in video, ci sono io sul fasciatoio che canto anche a 3 anni. Sono due passioni che fanno parte della mia vita e che formano la mia persona. Sono cose che amo fare e che spero si tramutino come sta succedendo adesso in un futuro nel mio lavoro, perché è quello che mi piace fare. E sì, sto vivendo questa esperienza come un sogno, però una cosa che ci tengo a dire è che non basta soltanto sognare, perché è un errore che fanno molti e che vabbè, io voglio fortemente questa cosa, quindi la ottengo. Non è così. Si ha bisogno di tanto impegno, di qualche sacrificio che poi, essendo una passione, i sacrifici non sono mai. Quindi si ha bisogno di studio e di dedizione e qualcosa sicuramente si otterrà. È tutto circondato da una grande magia. Diciamo che io mi avevano preparato dicendo guarda, guarda che Sanremo ti macelleranno, ci saranno un sacco di interviste, un sacco di cose da fare, ma io ho detto, ma io sono qui per cantare innanzitutto. Però mi sto rendendo conto che è un gran mix, un gran frullatore, però mi sto divertendo molto, mi sto divertendo molto e sto cantando tutto, sorpresa anch'io, con una grande carica. E sì, subito dopo essere passata, qualcuno da una mano volante mi ha passato un cellulare, c'era Antonella che mi ha fatto i complimenti, non mi ha detto consigli e cose, però mi ha detto che era molto felice per me e che ci saremmo viste venerdì. Questo. Allora, diciamo, so che è un po' sciocco adesso dare questa risposta, però io sto cercando di non crearmi aspettative, né da questo festival, né dal mio futuro e dalla mia vita, perché devo stare concentrata su quello che devo fare adesso, quindi farsi speranza, crearsi illusioni inutili non mi serve in questo momento. I miei artisti preferiti, diciamo che il mio genere musicale varia da periodo a periodo, diciamo come varia da come sto. E io sono una grande ascoltatrice del cantautorato italiano, amo molto Lucio Dalla, Fabrizio De André, De Gregori. Più innovativi magari un Mannarino per esempio, però mi piace la musica jazz, mi piace la musica classica e mi piace anche Billie Eilish per esempio, quindi diciamo che i miei generi variano. Io penso che cantare d'amore non sia una cosa sbagliata, che sia una cosa scontata, perché tutti vediamo l'amore o comunque qualsiasi tema di cui vogliamo parlare in modo diverso, quindi la mia visione è diversa dalla tua, è diversa dalla sua, quindi se un giorno canterò una canzone d'amore, la canterò per come vedo io, non